marito che gli è comparso di fronte e quindi ha detto alle persone che erano accanto: è venuto a prendermi Claudio. E poi dice: vedo anche Igor. Noi ci siamo domandati chi fosse questo Igor, perché questo Igor sarebbe uno che no, questo Igor sarebbe una specie di trasportatore delle Spirito guida, anime, spirito, diciamo una sorta di spirito, si può dire spirito guida, psicopompo, psicopompo, una specie di psicopompo. psicopompo. Ma non abbiamo capito a quale religione può riferirsi Igor. Ora, siccome il marito della Duccia era grande studioso, di tutte le religioni, soprattutto quelle orientali, era stato in India, aveva fatto un funerale, in regola orientale, asiatico, cioè credo buddista, induista o buddista. Perché cos'è quel funerale dove interviene a un certo punto la Kundalini, che si Kundalini, adesso indù, credo, sbaglio, sì, sarà Kundalini, indù, sì, Kundalini, ecco, allora era induista perché aveva sposato un'indiana e il ragazzo era induista, gli era morto questo figlio. se vuole io posso rispondergli, non so se mi Ma chi si sia Igor io non ho capito. sente. Allora, a seconda della religione a cui uno appartiene, vede quelle persone. Se uno è cristiano, vede Gesù. Se uno è maomettano, vede Maometto. Se uno è buddista, vede Buddha. E lo stesso il paradiso dove andranno queste persone, a seconda delle loro vibrazioni e delle loro credenze, troveranno persone come loro. E quindi non so chi era questo Igor, sinceramente non lo so. A seconda della religione, se uno crede e è cristiano, può anche vedersi arrivare Gesù. Infatti, molti di questi libri di premorte che ho letto raccontano di un paradiso dove hanno incontrato Gesù. Altri hanno incontrato invece altre persone, chi Buddha, altri santi. Cioè, questo dipende da quello che uno crede. Uno si ritroverà in un paradiso con delle persone come lui, che vibrano come lui, che credono nelle stesse cose, perché sennò non sarebbe un paradiso. Se degli indiani d'America si mettessero in un paradiso come lo intendiamo noi, loro si sentirebbero perduti, ognuno ha il suo paradiso. Infatti nel mio io ho descritto queste città di cristallo perché io lo vedo così il mio paradiso. Tutto qui.